Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo farti alcune domande, se gradisci. No, non gradisco, lo sai Luigi, è inutile perché che poi rispondi? Calma. Perché non rispondi? Stai calmo, sto rispondendo. Benissimo. Io sono calmissima e ti rispondo. Promesse dell'Ilva non mantenute, promessa chiusura e Ilva ancora aperta. Ancora aperta. Consegnata ad ArcelorMittal. No, devi rispondere. Sono disonesta intellettualmente. Devi rispondere. Devi rispondere. Devi rispondere, perché sei una parlamentare. Non è un... Allora, un ordine, sei eticamente tenuta a rispondere. Allora, vorrei sapere... No, no, ma ragazzi, adesso... Allora, vorrei sapere per quale motivo l'ILVA, che doveva essere chiusa, nel contratto... No, io sto facendo delle domande. Nel contratto... sto facendo delle domande. Non intendo... Vogliamo rispondere. Perché... Io ho chiesto perché l'ILVA... Disonesto intellettualmente. Non meritano... Tu sei disonesto intellettualmente. Ci vedremo in tribunale. Ti chiedo... Io sono disonesto intellettualmente. Sì, disonesto. Luigi, un attimo. Io sto facendo delle domande tranquillamente, educatamente. Infatti, educatamente. Le interviste che ci fai viene messa integralmente. Denigrato. No, per esprimere il mio giudizio. Scusami Luigi, io non abbiamo mai avuto modo di parlare dall'inizio della campagna. Può essere la prima elettorale. Volta. Non ti sei mai approcciato in maniera educata. Perché sapevo l'inganno che aveste perpetrato. L'Ilva, qual è l'inganno? L'Ilva che doveva dovevate chiudere l'Ilva. Siccome so benissimo che tu sei preparato, studi tutto, ti informi su tutto, allora sai benissimo come sono andate le cose, quindi è inutile che siamo adesso... Avete promesso la chiusura, anche nel contratto di governo. Non è stata possibile. Perché? Perché sai benissimo, perché adesso... Ma voi, lo sapevate, allora no, mentivate sapendo di mentire. L'ho ripetuto così tante volte. E perché non si è potuta chiudere allora? Non è stato possibile, noi adesso... E perché in campagna elettorale l'avete promesso? Perché lo abbiamo... Perché faceva comodo prendere i voti, no? Assolutamente no, abbiamo sempre parlato di chiusura programmata delle fonti. E quindi? Quindi che facevamo? Non ci dovevamo nemmeno provare? A provare? Ingannare la gente? Assolutamente non è ingannare. Avete chiamato le associazioni, avete fatto fare 400 chilometri andate e ritorno. Ci veniva presentato con una serie di omissis. Quando e l'immunità? Parliamo dell'immunità. Ci stiamo lavorando. E perché non la togliete subito? Non ci vuole tanto. Ci stiamo lavorando. Noi ci stiamo lavorando, perché vuol dire che a breve ci saranno novità. A breve. Sicuramente tu non sarai quello che... Perché Di Maio non viene a Taranto? Ha paura di parlare? Paura di parlare. Di confrontarci col popolo ingannato. Ci siamo noi a parlare con il popolo ingannato. Questo Ma Di Maio è il vicepremier. Verrà, sicuramente verrà. Non comunque lo so, che un ministro viene comunque a comando. Avete visto, avete percepito il senso di proprio di inganno che la gente ha percepito. No, non c'è nessun inganno, no. Non c'è stato nessun le contestazioni che io condanno le di problemi. Ah, e voi li dovete risolvere tutti voi. Ci stiamo provando, perché se ci siamo messi in campo e ci stiamo rimboccando le maniche per risolvere quello che tanti anni di politica... Voi avete fatto una campagna sulla chiusura dell'Ilva, avete fatto il lavaggio del cervello sulla chiusura dell'Ilva. Scusami, non abbiamo parlato solo di Ilva, intanto quello era uno degli obiettivi. E la TAP? Ascolta, parliamo, possiamo... Partiamo dall'Ilva, certo. Noi abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza e sono cose che faremo. Abbiamo desiderato tutti quanti e siamo certi che presto avverrà. L'Ilva chiuderà quando... Questa è una favola, dobbiamo smetterla di ingannare la gente. Crediamo alle favole. Noi non lo so, no, pensate che la gente creda alle favole, voi le raccontate, sperando che gli altri credano. Alle favole perché molte per prendere i voti ed essere eletti, andare in Parlamento. Le favole si avverano. E noi le favole si avverano. Certo, spesso si avverano, perché dobbiamo essere per forza pensieri. No, bisogna essere sinceri, bisognava sbattere la porta in faccia a Mittal, avete visto i crimini che ha fatto all'estero Mittal, li avete visti? E voi li avete accettati. E poi i danni li avete pagati tu, e poi avresti consegnato l'azienda a Mittal dovendo pagare. Voi avete parlato di chiusura e di riconversione, ricordate. Delle fonti. Economica, assolutamente. E chiusura. Allora, scusami, allora noi... sapendo di mentire, noi abbiamo parlato mentito. Di conversione economica e la porteremo avanti, stiamo lavorando per le prossime elezioni, così per prendere altri voti. A breve i cittadini vedranno, non tu, perché ripeto, sei disonesto intellettualmente, perché menti sapendo di mentire. Io mento. Voi avete fatto una campagna sulla chiusura dell'Ilva e io mento. No,
Noi abbiamo sempre parlato di chiusura programmata delle fonti inquinanti, io resto di quest'idea, sì. Come te lo Ma tu resti di quest'idea, ma il tuo partito no, il tuo partito no. Rispondo, poi mi pubblichi dicendo che io mi arrampico sugli specchi, beh, no. È un arrampicarsi sugli specchi, questa risposta è un arrampicarsi sugli specchi. No, perché se c'è un contratto blindato e che non poteva essere annullato in questo momento, benissimo, significa soltanto allora, che ci vorranno tempi diversi. Se il contratto era blindato, l'obiettivo resta quello. Benissimo. Se noi l'abbiamo scoperto, se il contratto perché ti ricordo che questo governo è partito da giugno e non prima. Se il contratto, i contratti fino a prima di giugno benissimo. Scusate, se il contratto, perdonatemi, se il contratto, allora perdonatemi. Benissimo. Noi siamo venuti qui. Siamo venuti qua, scusami. Siamo ragazzi, scusate. No, sono pacati tu, non sto offendendo nessuno. Ascoltate, signori, scusate, siamo qui. Prego, no. Pacatissimo. Prego. Vincenzo, scusami, siamo qui perché abbiamo voglia di parlare con gli attivisti del movimento di San Giorgio. Io rispetto gli uomini e le donne nella stessa misura. Adesso Luigi, allora, puoi lasciarci? No, sì, sì, no, voglio solo capire perché forse io sono limitato mentalmente. Voi avete, può darsi. Se voi avete detto, chiusura delle fonti inquinanti, ok. E avete detto che non si poteva fare niente perché il contratto era blindato, quindi voi non avevate responsabilità, vi siete trovati il delitto perfetto. E allora perché in campagna elettorale non avete detto noi non possiamo fare nulla per chiudere l'ILVA perché il contratto è blindato? Vi faceva comodo, sempre tardi scoprì, perché vi faceva comodo parlare di chiusura per conquistare il consenso. Faceva comodo, volevamo i voti, abbiamo preso in giro gli elettori. Mi sa che questa è la conclusione. Signori, abbiamo preso in giro gli elettori, perdonateci, faremo di meglio. Grazie, buon lavoro. Grazie.